Buongiorno a tutti, grazie di essere qui e grazie di avermi invitato. Io adesso vi descriverò i risultati che abbiamo ottenuto in due programmi di campionamento sul cervo sardo che ci hanno chiesto di fare in due aree che rappresentano dei nuclei storici di presenza della specie sull'isola. Una è a ridosso, è l'area della Costa Verde. In realtà noi non abbiamo campionato soltanto l'area della Costa Verde, ma abbiamo coperto una superficie decisamente più grande, e l'altra è il SIC di Monte Arcosu. Ok, per fare questa attività abbiamo usato il line transect sampling, che è una tecnica statistica di analisi di dati raccolti sulle osservazioni degli animali o sui segni di presenza degli animali, che in realtà tra quelle disponibili in letteratura è tra le più utili, perché intanto ti permette di ottenere una probabilità di osservazione, cioè calcolare, stimare a posteriori la probabilità di vedere un animale o di contattare un segno di presenza degli animali. Attraverso questa probabilità correggere i conteggi effettuati. Quindi rispetto al capture marker capture, che è l'unica altra tecnica statistica che ti permette ottenere un'informazione di questo tipo, il line transect sampling risulta più facilmente applicabile e meno, oggettivamente meno costoso, perché non richiede la cattura, la marcatura e poi la riosservazione degli animali. Un altro vantaggio che ha il line transect sampling, in particolare rispetto al CMR, in ambienti come quelli sardi, sostanzialmente coperti da vegetazione molto fitta di macchia mediterranea, è quello che ti permette di lavorare con un numero oggettivamente limitato di osservazioni, con un raccogliendo tra i 40 e i 60 contatti, gruppi contattati, tu puoi tranquillamente ottenere delle stime. Stime che peraltro, da tutta una serie di lavori pubblicati in letteratura, sembrano essere piuttosto, anche di modellistica, sono stati definiti affidabili. Cioè, lo dico perché, come al solito, finché non si utilizza, si applica e non si valida il sistema nella propria area di studio, è difficile dare per certo e per sicuro qualcosa. Comunque sia, pare che le stime prodotte dal distance sampling siano tra quelle più accurate, cioè più vicine alla reale numerosità e densità della popolazione conteggiata. La tecnica è adatta a specie elusive che vivono in ambienti molto fitti che permettono una bassissima contattabilità e può essere utilizzata sia sull'osservazione diretta degli animali sia sul conteggio di segni di presenza. Quelli normalmente utilizzati per gli ungulati in letteratura sono i pellet di cervi, daini o quant'altro. Quindi, riassumendo, mi permette di stimare una probabilità di osservazione degli oggetti che io ho contattato per correggere i conteggi. È molto, e questo è stato verificato da tutti, da un grosso numero di pubblicazioni, è molto robusto all'eterogeneità della contattabilità. Quindi tu puoi vedere, variare il tuo sforzo di campionamento, può variare la dimensione media dei gruppi visti o il numero di gruppi visti, quindi la visibilità degli oggetti che tu stai andando a contare, ma non cambia il risultato della stima ottenuta. In realtà quello che abbiamo fatto noi per cercare di massimizzare la possibilità di vedere gli animali è quello di andare a lavorare quando gli animali sono più contattabili,
soprattutto specie che sono relativamente elusive in aree con un certo grado di disturbo, che è quello di usare della termocamera infrarossi, che permette appunto di migliorare il numero di gruppi, aumentare il numero di gruppi potenzialmente visibili e di ridurre la possibilità di fuga, cioè ti permettono di vederli prima che tu, cioè prima che loro si accorgano di te e quindi possano scappare. Un'altra cosa che è stata fatta in una delle aree di studio in cui siamo stati chiamati a collaborare per fare questi censimenti è stato quello di lavorare invece su qualcosa che non scappa e quindi è che sicuramente o potenzialmente facilmente contattabile, cioè quello di lavorare sui pellet dei cervi e quindi diciamo una serie di assunti teorici del sistema vengono automaticamente rispettati. Alcuni dati sulla prima area di studio di cui presenterò i risultati sono quelli dell'area di Costa Verde. Abbiamo lavorato diciamo in maniera continuativa tra il 2006 e il 2009 facendo due repliche dei campionamenti l'anno, una in genere a fine estate durante il periodo del Beramito perché inizialmente si voleva fare un raffronto con i risultati legati alla stima delle presenze di cervi con il metodo del conteggio dei cervi bramitanti. E successivamente c'è stato un buco nel 2010, ci hanno chiesto di tornare per una verifica nel 2011, quindi un totale di 8 stime di densità raccolte in quest'area. Abbiamo lavorato, questo vale in genere nel periodo notturno, per cui tra le 10 di sera e le 6 del mattino, quindi tutta la notte, per una durata complessiva del campionamento di circa 6-8 giorni, nel senso che una rete di, inizialmente erano 89 chilometri, poi sono diventati 126 perché appunto ci siamo allargati anche al di fuori dell'area di Costa Verde, venivano completati da un gruppo di sostanzialmente di due squadre composte dai due o dal singolo operatore in circa 6-8 notti. Si lavora esclusivamente a piedi, quindi diciamo la velocità di realizzazione è anche data dal fatto che tu puoi permetterti di avere un operatore che inizia il transetto, prosegue, finisce e viene recuperato da un secondo che a sua volta magari è già partito e ne fa un altro. Questo vuol dire però investire molto sugli operatori assolutamente preparati e motivati, che sappiano riconoscere le specie di notte con una termocamera che non è così banale, soprattutto in area di compresenza di più cervi, di come vedrete quella di Monte Arcoso. In questo caso in Costa Verde erano presenti soltanto come alternativa cinghiali o eventualmente le capre che pascolano in alcune aree della zona. Questo è un esempio, ho tentato di rappresentare dove andavamo a fare i percorsi. E queste sono le due termocamere che abbiamo utilizzato. Tenete presente che questi modelli, cioè all'epoca la FLIR, che è una delle maggiori case produttrici di termocamere, era sostanzialmente leader del mercato, quindi noi abbiamo utilizzato queste, ma attualmente, e che peraltro all'epoca, avevano dei costi piuttosto consistenti. Attualmente sono disponibili modelli e marche assolutamente di ottima qualità visiva a prezzi, non dico stracciati, però l'equivalente di un binocolo di buona qualità. Questa è l'area di Monte Arcoso, dove abbiamo lavorato facendo tre campionamenti tra il 2012 e il 2014, una volta l'anno, sostanzialmente andando due volte durante diciamo l'autunno e una volta primavera. Abbiamo fatto 222 chilometri, il periodo di lavoro è sempre lo stesso, e una cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima è come abbiamo scelto il transetto, per cercare di randomizzare più possibile la disposizione
dei percorsi, abbiamo sovrapposto una griglia sull'area di studio e sono stati individuati all'interno della griglia dei punti casuali. Abbiamo preso il primo percorso sentiero disponibile più prossimo a quei punti casuali, tenendo sempre presente che andare dritto per dritto, cioè effettuare un transetto dentro macchia mediterranea, è una cosa assolutamente infattibile o difficilmente fattibile. Questi sono gli ambienti, come potete vedere le aree comunque di buona visibilità sono molto molto limitate anche nell'area di Monte Arcosu, e in questo caso avevamo a disposizione una terza termocamera. Come si lavora? Semplicemente un operatore con una termocamera dotata di un telemetro elettronico, una bussola elettronica, rileva le misure che servono per le analisi, cioè la distanza perpendicolare, la distanza dell'animale dall'operatore e l'angolo rispetto al nord. Dopodiché la posizione dell'operatore e i dati vengono portati su GIS e le distanze perpendicolari vengono calcolate automaticamente dal programma. Una cosa che vi voglio far vedere è che termocamera non vuol dire lavorare al freddo. Abbiamo sempre lavorato anche tranquillamente in periodi estremamente caldi e la possibilità di vedere animali è sempre stata buona. Quello che è stato fatto anche a Monte Arcosu è, grazie al lavoro condotto dalla Dramin Italia, che ha seguito un progetto pluriennale finanziato dalla provincia di Cagliari, quella che all'epoca era la provincia di Cagliari, adesso non so bene cos'è diventato, un progetto diciamo molto ad ampio respiro su tutti gli ungulati presenti nell'area, è stato quello di sperimentare anche il pellet count. Perché? Perché usare una termocamera può essere costoso, quindi si voleva provare a fare un confronto tra due metodi che avevano gli stessi vantaggi ma ovviamente potevano costare in maniera differente tra di loro. Il lavoro fatto è stato fatto con 4 repliche tra il 2012 e il 2014 in autunno e in primavera. Sono stati effettuati 33 chilometri, diciamo facendo dei transetti di lunghezza tra i 2 e 300 metri dritti per dritti in macchia, partendo da dei punti casuali. In questo caso, come nel caso del line transect che utilizza le osservazioni diurne, va detto che non dappertutto è possibile fare questa cosa, perché non sempre è possibile raggiungere il punto casuale deciso dal computer. Però diciamo che la griglia di campionamento utilizzata è stata sufficiente per monitorare in maniera piuttosto omogenea l'intera area. Ovviamente i transetti sono stati effettuati lungo la linea di massima percorrenza, perché questo costringe l'operatore a guardare con più attenzione alla ricerca di pellet di cervo, di escrementi di cervo, che non è facilissimo, peraltro appunto in ambiente di macchia, e sono state utilizzate per misurare la distanza perpendicolare un'asta graduata della lunghezza complessiva di circa 2 metri. Una cosa che è stata fatta per quanto riguarda il pellet, che richiede un lavoro preliminare di applicazione più lungo e più impegnativo, e questo implica anche poi una valutazione eventuale dei costi complessivi. Cioè quello che nell'area di Monte Arcosu, essendo presente anche il daino in aree dove si sovrappongono cervo e daino, non era facile riconoscere i pellet, quindi è stato fatto tutto un lavoro iniziale raccogliendo pellet in recinti dove erano presenti i daini, in recinti dove erano presenti i cervi, per riuscire a individuare quali erano le caratteristiche discriminanti e essere sicuro che l'operatore riuscisse a riconoscere la specie. Successivamente è stato fatto anche tutto un lavoro legato alla stima del tasso di decadimento dei pellet, perché nel momento in cui trovo un segno di presenza dell'animale è possibile che quell'animale sia già morto, per esempio, o non sia più lì. Quindi bisogna cercare di capire da quanto tempo quel segno di presenza è
lì e quindi mi dice da quanto tempo l'animale poteva essere, qual era il periodo a cui mi posso riferire in termini di presenza di quell'animale. Ci sono diversi metodi in letteratura, perché passare da quanti pellet ci sono a quanti animali ci sono bisogna fare una serie di correzioni. Il metodo utilizzato è quello retrospective, cioè quello di iniziare parecchio tempo prima rispetto a quando io farò il conteggio dei pellet, individuare una serie di aree campione che siano rappresentative in termini di habitat, pendenza, esposizione, illuminazione, irraggiamento solare e quant'altro, e posizionare dei pellet e vedere per quanto tempo ci mettono a scomparire. Questa cosa è stata fatta in 25 siti e questi siti sono stati visitati mensilmente per circa 6 mesi. Ad ogni visita era registrato quanti di questi fossero ancora presenti e quando effettivamente erano scomparsi. La probabilità di consumo del pellet è stata poi calcolata con un'analisi logistica. Quello che si è visto è che in genere il decay rate autunnale, ovvero quello relativo al periodo precedente l'autunno, per cui tutta l'estate fino all'arrivo dell'autunno, i pellet ci mettono quasi 122 giorni, che sono 4 mesi, 4 mesi per scomparire, mentre nel periodo, diciamo, invernale, prima della primavera, sono molto più rapidi e ci mettono poco più di 2 mesi. Invece, purtroppo, non è stato possibile in quel caso lì calcolare il tasso di defecazione, di deposizione dei pellet, ed è stato preso un valore da letteratura. Alcuni risultati generali, quello che si può vedere rispetto alla thermal imaging, queste sono le curve di distribuzione delle osservazioni rispetto alla distanza dai nostri transetti, che in genere ovviamente le osservazioni in ambienti così chiusi hanno questa forma caratteristica, ovvero vicino a te vedi molto di più. Poi via via che la distanza aumenta, la probabilità di vedere cose diminuisce. Comunque sia, i dati raccolti sono tutti ben modellizzati dal sistema, che come vi dicevo è robusto a una serie di variazioni, e quello che è risultato in Costa Verde nell'ambito del monitoraggio, questi sono i cervi per chilometro quadrato, è il seguente. Settembre sono... nell'ambito di Costa Verde, ma come anche in Montarcoso, sono il periodo di picco delle attività di bramito, quindi quello in cui in genere in un'area ci si aspetta la massima presenza di animali. Quello che noi abbiamo visto con il sistema è questo, cioè nel senso che una sorta di stabilità crescita, un crollo nel settembre del 2008, dopodiché un'ulteriore crescita, poi c'è stato un anno in cui non sappiamo cosa è successo, e un ritorno sostanzialmente ai livelli intorno al 2007-2008. Ora, quanto è affidabile questa fotografia? Perché questa è una fotografia, cioè in quei mesi lì, e in quelli le presenze di cervi nell'area della Costa Verde risultano essere questi, però non sappiamo se è affidabile, insomma non abbiamo, in quel caso lì non avevamo dei metodi alternativi che ci potevano dire guarda effettivamente l'andamento della popolazione è stato questo oppure no, anche perché per esempio questo buco a cosa può essere dovuto, cioè questo calo a cosa può essere dovuto. Io non lo posso sapere perché arrivavo lì il giorno del campionamento, una settimana dopo, 10 giorni dopo avevo finito, potrebbe essere successo che l'unica cosa che mi ricordo era che faceva caldissimo e non so se questo possa aver influenzato rispetto ad altri settembri
la mobilità degli animali verso le aree, le aree storiche di bramito. Un'altra cosa che ti permette questo sistema è avere delle mappe di distribuzione. Mappe di distribuzione delle densità, cosa che altri sistemi non ti permettono di fare, che possono essere utilizzate per una pianificazione più mirata della gestione dell'ambiente, della specie, in funzione degli impatti che questa specie potrebbe avere sull'ambiente. Cosa è successo a Monte Arcosu? Ma niente di diverso da quello che è successo in Costa Verde, cioè la modellizzazione del sistema è sempre risultata comunque piuttosto buona. Le probabilità di osservazione in ambo le aree erano sempre piuttosto alte, quindi tra il 40 e il 50%, quindi vuol dire una media di avvistabilità assolutamente accettabile, nel senso ci siamo persi all'incirca la metà degli animali presenti. Una cosa importante è che il sistema ci restituisce delle stime, dopo vi farò vedere, piuttosto precise rispetto ad altri, perché abbiamo dei coefficienti di variazione molto molto contenuti. Questo è invece la stessa curva sui pellet, molto simile, cioè stesso problema, nel senso io da vicino vedo abbastanza bene, via via che mi allontano ovviamente ho una perdita di contattabilità, ma è quello che mi aspetto di avere. Se avessi dei picchi qui ci sarebbe qualcosa che non va. Scusatemi, una cosa da sottolineare, anche nel caso dei pellet la probabilità di osservazione è stata piuttosto buona. Quello che cambia in termini di stima complessiva è la precisione finale, ma questo perché? Perché i pellet in termini di precisione si portano dietro diversi fattori che sono il calcolo l'incertezza che hai nel calcolo del defecation rate e l'incertezza che c'è nel calcolo del decay rate. Sono tutti fattori aggiuntivi che tu devi inserire nel sistema e quindi ti aumentano l'imprecisione generale e l'incertezza generale della stima che ottieni. E questo è quello che si è visto facendo un confronto tra il thermal imaging, cioè il line transient sampling usato su conteggi diretti e quello su conteggi indiretti. Ovviamente la stima, ricordatevi sempre che la stima dei pellet, ottenuta con i pellet, è una stima media sul periodo in cui ci mette un pellet a decadere, quindi è una stima mediata su più mesi. Avete visto che per quanto riguarda quella, diciamo, autunno, qui hanno raccolto i dati in autunno e ci si riferisce a una stima che ha una densità media tra giugno e settembre. Mentre per quanto riguarda l'infrarosso, io quello che ti posso dire è che a ottobre questa è la fotografia che ho. Prima e dopo potrebbe non essere così, dipende dalla mobilità degli animali sul territorio e dai diversi fattori che influiscono questa mobilità. Quindi come vedete, diciamo sostanzialmente abbiamo una sorta di stabilità, ovviamente il periodo è molto piccolo, come diceva il professor Lovari, bisognerebbe diciamo fare un monitoraggio di lungo periodo per riuscire a essere sicuri di questo. Nel brevissimo periodo abbiamo visto una sorta di stabilità durante il periodo post bramito, una riduzione, diciamo così, del periodo invernale primaverile, ma questo probabilmente è dovuto anche al fatto che nell'area c'è anche tutto il pascolo di una serie di soprattutto pecore e capre che possono influenzare anche la ridistribuzione degli animali durante la primavera. Quindi diciamo alcuni punti su cui discutere. Sicuramente il sistema ci dà delle stime che hanno delle buone precisioni, cosa molto utile potrebbe essere molto utile da un punto di vista gestionale. Nonostante le specie siano molto elusive e gli ambienti non siano adeguati a utilizzare altre tecniche, cioè
non ho tantissime tecniche alternative, ho per esempio i censimenti al bramito, ma possono essere fatti soltanto in un determinato periodo dell'anno. Se poi eventualmente l'attività di bramito in quell'anno lì non è neanche particolarmente vivace o è distribuita, più ampiamente distribuita nel tempo, è anche difficile ottenere delle stime in quel modo. Le stime sono molto precise, ma perché gli operatori sono validi. Quindi investire sulla formazione degli operatori, secondo me, è la cosa fondamentale che bisogna fare per poi ottenere comunque qualcosa su cui discutere, quantomeno. Ovviamente sono sistemi che ti permettono di avere mappe di densità, che è una cosa non banale e che può essere altrettanto utile per capire anche la distribuzione degli impatti sul territorio. L'intran sampling diretto dà delle stime un po' più precise, ma perché, ripeto, lavorare su segni di presenza comporta anche inserire nel sistema la variabilità legata alla scomparsa o presenza o contattabilità del segno di presenza. Un'altra cosa, per concludere, sono i costi. Lavorare di notte costa. Lavorare su segni di presenza, puoi farlo di giorno, ti costa un po' meno. Lavorare sui segni di presenza ti richiede però un lavoro a corollario molto lungo e molto impegnativo, quindi anche quello va aggiunto ai costi. E per quanto riguarda la strumentazione, quella è una scelta, nel senso che nel nostro caso abbiamo utilizzato le termocamere perché poi le abbiamo utilizzate in svariate attività e per fare cose piuttosto diversificate, quindi può essere un oggetto che diciamo può essere utile anche per altro, e quindi bisognerebbe capire se il gioco vale la candela, quindi investire nel monitoraggio, in che modo e soprattutto lavorando molto sulla formazione degli operatori. Basta.